Allora, Lorenzo, la mia prima domanda è che cos'è Fologram? Fologram è una web application che ti permette di creare una tua profile page per un account Instagram. A questo, nel corso dei mesi, si sono aggiunte diverse funzionalità che aumentano le potenzialità che già offre di base Instagram, quali per esempio l'album, che non esiste su Instagram, o il feed RSS. Perfetto. Un'altra domanda che ti vorrei fare a questo punto, visto che Fologram è cresciuto moltissimo, fin da subito praticamente, ti volevo Sì. chiedere quali sono i numeri adesso. Allora, i numeri ora siamo sui 51.000 utenti registrati unici. È un traffico dell'ultimo mese che si aggira intorno ai 600.000 visite, con 343.000 visitatori unici. E abbiamo una media di utenti connessi al sito di 100, 110 utenti connessi di media al sito. Com'è nata l'idea? L'idea è nata il 6 luglio dell'anno scorso, con Fabio stavamo chiacchierando così, del più e del meno, e abbiamo notato che una cosa che mancava su Instagram era che non c'era una profile page, cioè la gente non poteva condividere il proprio profilo e non poteva neanche inserire un bottone stile Twitter, stile Facebook all'interno dei propri siti web. Da questo è nato Fologram, fondamentalmente. E nel giro di una notte è stato buttato il codice sorgente primario, quello della prima versione. Noi siamo già alla versione 5, forse, non mi ricordo neanche più il numero delle versioni che sono state rilasciate, perché naturalmente è un progetto che è partito un po' per gioco, un po' per sfidare le API che erano appena uscite di Instagram, e anche perché ci serviva averlo per noi. Cioè, poi fondamentalmente le idee servono sempre all'inizio a chi le crea. Chiaro. Poi bisogna trovare anche l'aggancio per far utilizzare l'altro. Però a noi serviva questo e quindi abbiamo creato questo. Quindi adesso quali sono le prospettive di nuove funzionalità o implementazioni? Mi dicevi che siamo già a una versione abbastanza avanzata. Ci sono prospettive di Sì, no, aggiungere altre cose? la prima cosa da migliorare sicuramente è il caricamento in generale. E quello è una cosa che sappiamo, e ci dicono anche gli utenti molto spesso, che comunque il motore che sta dietro a Fologram è un po' più lento. Però sicuramente questo nella versione che sta per uscire uscirà, spero, a breve. Non so ancora, non mi ho dato ancora una deadline perché non siamo una startup a tutti gli effetti. Quindi ci lavoriamo come progetto pilota e quindi andiamo di pari passo rispetto al tempo che abbiamo. E naturalmente la seconda modifica che dovremmo applicare è quella dell'usabilità in generale di tutta la piattaforma. Anche questo lo sappiamo e ci indicano molti utenti dei tip da sistemare. Noi lavoriamo molto su user voice come feedback per capire cosa vogliono gli utenti, cosa si aspettano, eccetera. La risposta è positiva, poi migliorabile sempre. Ma infatti avete anche diversi utenti abbastanza importanti, ecco. Sì, abbiamo già dalla prima versione, quindi nel primo mese, avevamo già utenti come i due fondatori di Foursquare e poi altri utenti famosi nel giro degli startuppari, se si possono così definire, e poi vari giornali. Adesso non ultimo, la stampa.it è entrata dentro Fologram e ha in mente di fare un progetto all'interno, utilizzando le nostre piattaforme. Perfetto, mi è giunta voce peraltro che sei stato Mashable l'anno scorso. Sì, sono stato Mashable in realtà per il mio viaggio di nozze, però visto che ero lì ho detto, beh, facciamo un salto, ho mandato un tweet, mi hanno risposto subito, mi hanno invitato alla loro nuova sede perché adesso si sono trasferiti e ho incontrato chi ha scritto l'articolo dedicato a Fologram su Mashable,
E la risposta positiva che ho ricevuto è stata che quasi tutti all'interno di Mashable utilizzavano Follower, cioè sapevano almeno cos'era Follower, alcuni lo utilizzavano anche. Quindi già questo mi ha Fantastico. dato abbastanza spinta poi tornando per implementare nuove funzionalità, però comunque la risposta c'è, e si vede poi, i numeri parlano chiaro, cioè, rispetto a un servizio che, ripeto, è italiano, è fatto da me e Fabio. Da due italiani, devo dire che i numeri non sono niente male. Poi è migliorabile, quello ci dicono tutti quanti. Andiamo avanti. A proposito, visto che mi dicevi che comunque si tratta non di una startup vera e propria, ma di comunque un progetto a cui lavorate in parallelo rispetto ad altre attività, ti volevo chiedere qual è il modello di business che avete in mente per Fologram. Allora, il modello di business in realtà è quello dei brand, cioè noi puntiamo molto sui brand perché, soprattutto sul mondo della moda. Noi abbiamo da ultimo entrato dentro Follogram con una sua brand page personalizzata da Dolce & Gabbana. Noi stiamo puntando su fornire servizi professionali con Instagram per i brand. Quindi creazione di contest direttamente tramite piattaforma, quindi ogni volta non devi creare una nuova piattaforma, ma è tutta all'interno di Follogram, e altre funzionalità avanzate che naturalmente daremo esclusivamente a pagamento questo. Ecco, mi potresti dare qualche esempio aggiuntivo di utilizzi specifici per le aziende? Allora, intanto tutto il mondo che ruota attorno all'immagine necessita di piattaforme che possono convogliare queste informazioni, una sorta di WordPress, non dei contenuti ma delle immagini. E quello che possono fare i brand all'interno di Instagram è un engagement maggiore, perché, esempio specifico, il settore della moda lavora molto più sull'immagine che su parole. Si dice sempre che un'immagine vale più di 1.000 parole. In questo caso, una foto di Instagram vale più di 10 tweet per me, cioè per il mondo, parlando del settore della moda. E sicuramente avere una presenza su questo social network e Instagram è importante, ed è importante anche farlo sapere a gente che forse non è ancora iscritta a Instagram. Quindi, da un lato, noi aiutiamo anche Instagram ad avere più utenti, perché molti utenti, che questa è una cosa che ci è successa parecchio, molti utenti dicono: ma come faccio io a uploadare foto? E noi dobbiamo spiegare ogni volta che siamo un servizio che si basa su un altro servizio che offre la possibilità di uploadare foto. Quindi, da un lato, noi favoriamo anche l'utilizzo di Instagram in questo caso, e naturalmente in questo momento la strategia migliore su Instagram è quella del contest, quindi dare la possibilità, taggando con un tag specifico delle foto, dare la possibilità di vincere qualcosa, comunque un premio X, che può essere denaro o premio proprio fisico. Beh, immagino che in questo il fatto che su Facebook non sia consentito dalle policy fare contest proprio di tag di foto, questo sia un vantaggio Assolutamente, grande. le policy di Instagram ancora non hanno all'interno, per fortuna nostra, questa policy, e invece Facebook non permette, anche se poi viene comunque utilizzato, però in realtà Facebook non permette l'utilizzo del like come concorso. Un'altra cosa, come vi rapportate a Instagram a questo punto e che prospettive avete per il futuro? Mi stai dicendo se c'è una exit con Instagram Io non ho detto sottintesa? niente, lo stai No, dicendo tu. no, no, no. Allora, il nostro rapporto con Instagram non c'è in realtà. In realtà, noi l'unica menzione che ci hanno dato è che all'interno dell'help di Instagram siamo uno dei servizi. Quindi, se vai dentro l'help di Instagram e cerchi Vanity URL o Brand Page, siamo noi il servizio, che loro consigliano. Molti tweet loro, quando un utente chiede: ma come faccio a condividere il mio profilo con un altro utente non Instagram, loro citano Follogram. E questo è quello che è il nostro rapporto, finisce qui, cioè non c'è mai stato. Si è iscritto naturalmente uno dei due fondatori, quello un po' più marketing, che è Kevin, si è iscritto al nostro Follogram.
però non abbiamo, anzi abbiamo difficoltà perché comunque tutto questo servizio si basa su delle API e come tutte le API hanno delle restrizioni. E quindi noi a quel punto dobbiamo basarci su quelle, a volte non funzionano e tutto il resto. Chiarissimo. Quindi quali sono le prospettive per il futuro a questo punto? Diciamo per i prossimi 6-12 mesi. No, qua lavoriamo a 2 mesi. No, le prospettive per il futuro sono intanto implementare tutte le funzionalità pro che abbiamo sulla carta, implementarle e quindi dare la possibilità agli utenti, gli utenti brand, di utilizzarle. E c'è quella che è la priorità numero uno, è quella del ridisegno dell'usabilità del sito web, perché necessita in questo momento. Ripeto, siamo partiti, abbiamo fatto tantissimi utenti finora. E continuiamo a crescere perché l'ultimo mese, gennaio, abbiamo chiuso gennaio con 18.000 utenti nuovi registrati. Già siamo al 15 di febbraio e ne abbiamo 15.000 già registrati. Quindi, comunque, la prospettiva è che questo mese raggiungiamo il traguardo di 20.000 utenti registrati e andiamo avanti così. La questione della monetizzazione è anche il fatto di reggere in piedi una struttura del genere, perché capisci bene che avere 50.000 utenti registrati necessita di una piattaforma tecnologica abbastanza potente e uguale costosa. E quindi stiamo Ok. cercando anche di ritornare l'investimento. Quindi le priorità sono numero uno il redesign e numero due l'attivazione di questo della monetizzazione, diciamo. Mi potresti dire anche quali sono i componenti del team di Follogram? Allora, i componenti del team siamo in tre in questo momento. E siamo io, Fabio Lalli e Annalisa Poracchio. Perfetto. E quali sono i ruoli? Allora, io e Fabio ci occupiamo della parte coding. Fabio si occupa più del business development e Annalisa invece si occupa di tutto quello che è design dell'interfaccia. Prospettive di allargare la squadra? Sì. No, sì, perché siamo in cerca di altre figure per allargare il team, naturalmente quando partirà la monetizzazione. Ok, qualche anticipazione su che tipo di figura cercate? Ah, in questo momento stiamo cercando per la parte coding. Nulla toglie che cercheremo anche per la parte design in futuro. Perfetto. Per quanto riguarda appunto la monetizzazione, quali saranno i vari profili possibili e quali saranno indicativamente almeno i costi? Ah, i costi non lo so ancora. Per quanto riguarda i profili, no, ci sarà un unico profilo, ci sarà il profilo free, che è quello che c'è Ok. ora per tutti, e poi il profilo pro per gli utenti brand che vorranno attivare. All'interno del profilo pro poi ci saranno le varie funzionalità aggiuntive. Perfetto. Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo di essere Grazie stato qui a te. con noi stasera.